Siamo qui con Azzurra Meringolo, caporedattrice di Affari Internazionali e direttrice di Inside Egypt. Buongiorno Azzurra. Buongiorno a voi. Cosa è successo alla Fratellanza Musulmana dopo la catastrofe del 2013? Dopo la deposizione del presidente islamista Mohamed Morsi, la Fratellanza Musulmana si è dovuta confrontare con la repressione del nuovo regime. Quindi ci sono state una serie di defezioni di fratelli che sono andati soprattutto all'estero, la confisca di molti beni e dei processi e delle condanne di massa. E ciò nonostante la Fratellanza Musulmana non ha rinunciato alla sua lotta politica e l'ha portata avanti anche dalle altre sedi del mondo nella quale è presente, soprattutto dal Qatar, dalla Turchia e dall'Inghilterra. E ad oggi chi ha le redini del movimento? Nel febbraio del 2014 c'è stato un processo di consultazione interna che ha portato alla creazione di una commissione della gestione della crisi. Questa è guidata dal Cairo, dai giovani della Fratellanza che non appartenevano nel 2013 alla leadership e che quindi sono sfuggiti alla repressione del regime. Ma non tutti i fratelli, soprattutto i membri della leadership che sono riusciti a scappare all'estero, concordano nel dare tante responsabilità a questi giovani. Perché i giovani si sono sempre opposti e si oppongono tuttora a una struttura verticistica dell'organizzazione e della leadership, della vecchia leadership dell'organizzazione che fino adesso li ha tenuti esclusi dal processo decisionale. E poi un altro aspetto sul quale è evidente questo scontro, ritenendo fallimentare la gestione della precedente leadership, i giovani adesso vogliono iniziare una nuova lotta che prevede anche il ricorso alla lotta armata, che era tipica della Fratellanza dei primi decenni. Per adesso si parla di un ricorso a una violenza limitata, quindi alla violenza per colpire target del regime ma non nei confronti della società civile. Non è da escludere che qualora venissero nuovamente messi ai margini della gestione della confraternita potrebbero poi arruolarsi all'interno di altri movimenti che fanno invece un uso molto più diffuso della violenza. Azzurra Meringolo per l'Istituto Affari Internazionali, grazie mille. Grazie a voi.